Buongiorno, ci siamo. Vacanze di Natale sono finite, si ricomincia con la scuola, il solito tram tram. Come se non bastasse, Marco è di mattina, quindi dobbiamo andare a piedi, fa freddo, ma se siamo fortunati non piove, almeno quello. Oggi ho iniziato a svegliarlo, ora sto bevendo il caffè. Vi dirò che ieri sera mi sembrava abbastanza tranquillo, nonostante appunto la fine delle vacanze di Natale. E solitamente già un paio di giorni prima iniziava a farsi prendere dall'ansia. E invece era decisamente tranquillo. Ovviamente non era contento di tornare a scuola. Però, insomma, non aveva l'ansia. Spero che sia tranquillo anche stamattina. Ok, è andato. Mi uso caldo camminando fuori. Devo dire che era veramente tranquillo stamattina, sono così contenta. E siamo anche arrivati in orario, miracolosamente, non eravamo in ritardo. Durante il tragitto gli ho fatto una lezione di Salentino. Comunque, vado a togliere le scarpe, mi faccio subito il secondo caffè e io direi che stamattina diciamo ciao all'albero. Caffè preso, ciao Olaf che mi segue e miagola. Dunque, prima di metterci a smontare l'albero di Natale, devo cambiare le lenzuola e mi tolgo il piumone perché ho caldo la notte. Allora, in effetti non sta facendo molto freddo per essere inverno, però abbiamo anche il sospetto che la signora al piano di sotto di notte accenda il riscaldamento perché fa veramente troppo caldo la notte. Non lo so, comunque mi tolgo il piumone e metto una copertina più leggera perché preferisco avere un po' freddo che caldo di notte, perché se ho caldo mi scopro e se mi scopro ho freddo e passo la notte a coprirmi e scoprirmi continuamente per cercare di raggiungere una temperatura adeguata e di conseguenza dormo male. Togliamo il piumone, se poi inizierà a fare un pochino più freddo lo rimetterò e cambio anche le lenzuola a Francesco e vi faccio anche vedere la lumachina che non vi avevo fatto vedere che gli avevo fatto la casetta. È qui in camera di Francesco. Ecco la casetta, i sassi, i legnetti, la piantina che ancora è viva. La lumachina ieri era lì, ora dove è andata? Non l'avevo vista, eccola là. Che carina! Ora gli porto un po' di insalata, si è mangiata tutto. Vi faccio anche vedere come abbiamo sistemato con quei cosini, quello là. Che avevo preso su Shane, uno è avanzato per ora perché a breve porterà altri manga a casa. Ne ha trovati altri usati. Comunque, guardate come stanno belli sistemati adesso. E oggi mi sa che dovremo sgomberare poi questo ripiano qua e mettere gli altri manga. Oh mio Dio, la muffa! No, vado subito a prendere la candeggina. Allora, mamma mia, sono quasi le 10. Praticamente ho cambiato solo le lenzuola a Francesco, solo tra virgolette, perché in realtà io ho spostato tutte le cose nella libreria pulita e per fargli spazio per il manga che porterà oggi, così quando viene se si vuole sistemare. Poi avete visto che ho beccato un pezzetto di muffa lì accanto, ho spostato la libreria. E ho trovato della muffa anche lì dietro, quindi sono messa a togliere tutta la muffa. Poi ho visto un pochino di muffa anche qui in camera nostra, quindi ho spostato tutti i letti, i comodini in avanti, ho preso la scala e ho spruzzato tutto il bordino in alto del soffitto. E era proprio un accenno, però meglio bloccarla sul nascere. E adesso mi metto finalmente a cambiare le nostre lenzuola. Io dovrei anche lavorare oggi, in teoria. Dico dovrei perché
con la portinaia, quindi ormai sapete, è tutto un punto interrogativo fino all'ultimo minuto. E ne abbiamo parlato giovedì quando sono andata a fare l'appartamento al secondo piano. Mi ha detto se oggi potevo andare con lei ad aiutarla. Le avevo detto sì, però mi faceva sapere. E lei comunque venerdì andava di nuovo da lui, gli avrebbe detto se lunedì andava bene, che andavamo insieme a pulire, eccetera. Quindi io stupidamente speravo che prima di oggi mi facesse sapere le cose, ma io ad illudermi che ciò potesse accadere, ovviamente, se nel caso mi chiamerà ora, immagino, verso le 10, 10:30, quindi a momenti potrebbe chiamarmi. E vabbè, comunque, ho tempo per finire di fare tutte le mie cose, cambio i letti, poi mi fermo un attimo, faccio colazione. Cavolo. Riuscirò a smontare anche l'albero? Non lo so. Cioè, non lo so. Devo anche caricare il video per oggi prima di andare via a mangiare. Potrei anche farlo nel pomeriggio. Dipende a che ora torno, ovviamente. Vabbè, staremo a vedere. Intanto faccio i letti. Sono le 10:20, non ho ancora avuto notizie dalla portinaia, comunque ora faccio colazione e poi le mando un messaggio. Olaf, non puoi sempre miagolare mentre parlo. Vado di là che scappo, scappo. Dicevo, le mando un messaggio e le dico: ma devo venire oggi perché se non devo venire io mi metto a smontare l'albero. Cioè, fammele sapere le cose che io mi organizzo in base alle cose che ho da fare, no? Ecco, quindi faccio colazione e poi le mando un messaggio. Se non ci dovessi andare, non è che mi dispiace, un altro giorno di riposo me lo prendo volentieri. Eccolo, è arrivato. Colazione fatta, messaggio inviato. Alla fine l'ho inviato prima di fare colazione perché ho detto, vabbè, almeno prima lo legge meglio, ma ovviamente non l'ha ancora nemmeno letto. Boh, non so che pensare a questo punto. Sì, sono libera, che bello. Oddio, sono tutta macchiata di candeggina oggi. Maledizione, a togliere la muffa. Comunque, mi ha chiamata, finalmente mi ha detto che no, oggi salta perché c'è dei problemi di salute di suo papà, non di suo papà, di lei, ma del proprietario di casa. Quindi non ha la testa, diciamo, per pensare alle farfalline, perché non ve l'ho detto, ma c'era da ripulire tutta la cucina perché ha l'invasione di farfalline, come ho avuto anch'io in passato. Sono libera, quindi posso fare le mie cose con calma. Che bello, ma guardate come mi sto conciando il naso con quei cerottini, mamma mia. Vabbè, con calma, insomma, fino a un certo punto, perché comunque per l'una vorrei finire tutto, però perlomeno mangiare posso mangiare dopo. Quindi adesso smontiamo l'albero. Mi sembra ovvio, vero Olaf? E comunque, cavolo, ma me lo vuoi dire prima che non devo venire? Cioè, tu non mi puoi lasciare così appesa a un probabilmente devi venire e poi non ti fai più sentire. Thank you.
La situazione è questa, vabbè, ci sono i pesetti da mettere a posto e la ciabatta, l'albero lo porta giù poi Marco, devo ovviamente passare l'aspirapolvere, ma prima devo staccare il biadesivo e sto usando la spatolina perché altrimenti non si stacca, quindi adesso con la santa pazienza stacco tutto il biadesivo e devo sbrigarmi perché è già mezzogiorno. E prima che torni Francesco da scuola vorrei caricare il video per oggi. Che caldo! Allora, ho appena finito di pulire tutto, l'ho lavato per terra. Tra mezz'ora arriva Marco, quindi provo a mettere il video. Non so se ce la faccio perché devo guardarlo. Sono già 20 minuti solo per guardarlo. Ma io non sto parlando con te che tu mi rispondi. Lo so, sì, hai ragione. Sei triste che ho tolto l'albero? Quanto è vuoto là ora? Se non fosse che è una rottura di palle avere un tappeto da pulire, secondo me non ci starebbe male un tappeto rotondo lì dove c'era l'albero. Magari con un cuscino di quelli belli alti, tipo quasi puff, sarebbe carino, secondo me. Però non lo so. Allora, eccomi qua, sono le 3:15. Nel frattempo siamo andati a prendere Francesco, abbiamo portato fuori i cani e sono stata un po' di là con Francesco, ho fatto la doccia, mi sono truccata e eccomi qua. E nel frattempo è arrivato un secondo ordine che avevo fatto su Shane. Non pensavo che sarebbe arrivato così presto, ma questo sicuramente è perché il primo ci ha messo un po' di più ad arrivare perché c'erano di mezzo tutte le feste. E quindi abbiamo un altro pacchetto da aprire. Non è grande come l'altro, ma comunque è un bel pacchetto. No, ma cioè, non so se riuscite a vedere cosa mi sta combinando il cerottino. Non capisco perché di più da questo lato che dall'altro. Vabbè. Tra poco non potrò più metterlo perché, cioè, sto sanguinando praticamente. Vabbè. C'entrava niente questo, però, cioè. Allora, vediamo un po' cosa avevo preso. Questa è un'altra maglietta che avevo preso per Marco. Dovrebbe essere 100% cotone. Vediamo un po'. Guardate quant'è carina. Controlliamo, comunque mi sembra di sì, adatto, eh? Ma mi sa che l'altra volta ho sbagliato io, perché sono andata a controllare e in effetti in descrizione c'era scritto 100% acrilico, io probabilmente mi sono confusa, infatti 100% cotone, alleluia, quindi questa poi quando viene gliela faccio provare. L'ho chiuso, bene. Ma niente, non funziona, non funziona questa cosa. Questa bustina è difettosa perché ovunque io passi rimane chiusa, sigillata. Non vorrei romperla perché se devo fare il peso mi serve la bustina. La devo tagliare per forza. Che devo fare? Ho preso un orso, no, scherzo. Ho preso un giubbino peloso che non puzza. Aspettate che me lo provo subito. Vediamo un po'. È morbidissimo. Dentro è così. Sono le tasche. Vabbè, mi sembra carino. Forse sono fortunata e non ho bisogno della busta per il reso. Sì, dai. È morbidissimo, mamma mia. Che altro abbiamo? Avevo preso una gonnellina pagata pochissimo, 5 euro era in offerta, ora credo che sia aumentato il prezzo.
presa praticamente simile a quella che mi ha preso Marco, quella rossa, che però è rossa a quadri, un po' troppo natalizia. Questa forma qua che ho scoperto si chiama a tulipano. Ora, dopo la proverò, spero che sia giusta la taglia. E poi ho preso un bel po' di unghiette. Mazza, ne ho prese veramente tante. Non mi ero resa conto di questa quantità di unghie. Ok, direi che per un po' forse è meglio se mi fermo con le unghie. Allora, ve le faccio vedere. Cioè, guardate qua. Queste qua. Guardate che carina. Queste che a vederle così adesso mi sembrano troppo simili a quelle che mi si sono rotte. Però speriamo di no. Poi queste. Ho preso qualche unghia stile giapponese che mettono queste cose, queste decorazioni cicciottose. Piace un sacco quel tipo di unghie, però la maggior parte che trovavo erano tutte lunghe e di corte non ce n'erano molte. Comunque, queste qua. Poi queste. Oh, guardate che carine queste, mamma mia. Queste. Queste sono adorabili. Io adoro questi fiocchetti comunque. E ultime, queste qua. Ora non vedo l'ora di provarle. No, il bello è che ho messo altre unghie nel carrello per un prossimo ordine, ma penso che aspetterò a prendere altre unghie. Mi provo la gonna, va? Allora, questa è la gonna, non lo so, non mi convince molto. Opa. E poi il fatto che io ho questo buco in mezzo alle gambe, secondo me lo accentua ancora di più, non lo so. Non lo so, non mi convince molto come mi sta. Allora, adesso sistemo un po' la cucina. Anzi, prima metto a cuocere il ragù, poi sistemo un po' la cucina. Ok, anche questo è fatto. Ora mi dedico a un po' di meditazione mentre aspetto che Marco torni, che è andato a fare un secondo lavoro. Questa settimana ce l'avrà piena. Deve trovare una perdita in un bagno e montare un altro bagno, tutti sanitari. Quindi per tutta la settimana praticamente, siccome lui fa i turni nell'impianto dove lavora, quando fa la mattina come oggi, il pomeriggio va a fare quegli altri lavori, quando fa il pomeriggio, la mattina va a fare gli altri lavori. E penso che gli ci vorrà tutta la settimana così. Però insomma sono guadagni extra che fanno comodo. E dicevo appunto, ora quando tornerà, se tornerà un'ora decente, perché ora è andato a cercare la perdita, quindi non si sa. Non so se andremo alla Coop o il Penny, boh, comunque a prendere i croccantini per i cani perché sono quasi finiti, ce ne sono rimasti pochissimi. Abbiamo fatto un salto alla Coop per prendere i croccantini e abbiamo preso due bottiglie di pasta di pomodoro perché era completamente finito. Poi ho preso i raviolini a Francesco visto che gli ho fatto il ragù. Io ho preso questi fatti a mezzelune e i quadrottini. Così classici, piccolini. E poi noi ci siamo presi in cena a fare tac tac perché Marco è stanco, io di nuovo non mi sento proprio in formissimo. E quindi Marco si è preso le tagliatelle ai funghi e io
ravioli ricotta e spinaci. E vado a prendermi un Nurofen. Anche questa giornata è conclusa, mi sono appena lavata la faccia, sono struccata. Ho preso un Nurofen perché ho di nuovo quella sensazione di fastidio alla faccia, che una ragazza mi scriveva nei commenti che le soffre di sinusite e ha gli stessi sintomi. E anche Marco ha la sinusite e spesso mi ha detto che secondo lui ho la sinusite anch'io. Quindi, boh, a sto punto può essere. Comunque, faccio le ultime cose, poi andiamo a dormire. Quindi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.